Buongiorno. Buongiorno a tutti, 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 tutti. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale perché faremo delle cose veramente molto, molto belle. Ok? Quindi sto realizzando questo, poi verranno caricati i video, logicamente. Questo qua è un diorama. Questo qua ne è un altro. Sto aspettando solo che arriva la resina. Però mi raccomando, iscrivetevi al canale se lo volete fare. Altrimenti vi mando anche io a Fuck the World. Allora, oggi la puntata è come sturare i tubi. Allora, noi già abbiamo fatto una puntata. C'ha la tosse a babbo, allora vado dal veterinario. Allora, come sturare i tubi? È arrivato proprio in questo momento, ho comprato su Amazon ed è un stura lavandino a pressione. Questo serve in particolare per chi ha tubazioni di plastica. Allora, noi abbiamo fatto già un tutorial su come. Scusate, mi ha dato da poco, sono le 7:30. E quindi praticamente noi abbiamo fatto già un tutorial su come sturare i tubi con il metodo più diciamo chimico e normale, cioè utilizzando il sale, il bicarbonato ed è un ottimo sistema, rimane comunque sempre un ottimo sistema, però molte persone hanno le tubazioni in plastica. E quindi diciamo che potrebbe creare un po' di problemi il metodo precedente che abbiamo fatto nell'altro video. In questo video qua noi andremo a testare, perché sinceramente non lo so, approfittiamo che i tubi sono intasati, questa volta non per il lavandino, ma sono intasati per la lavatrice. Allora, in poche parole, la nostra tubazione è fatta che parte dal lavandino, prende la lavatrice e quindi va a partire tutto. Ora ci sarà stato un qualche o problema, oppure il detersivo, il calcare che si è formato dalla lavatrice a scendere in giù. Perché dico così? Perché quando la lavatrice scarica l'acqua, praticamente va a terminare nel lavandino. Quindi vale a dire che tutto lo strato dal lavandino alla lavatrice è normale, invece l'altro purtroppo è otturato. Ora noi ci serviremo di questo qui. Non so se ho fatto un buon acquisto, penso di sì, lo testiamo insieme e vediamo un po' com'è la situazione. Faremo due tipi di test, uno partendo dal lavandino, l'altro invece toglieremo il sifone, cioè faremo il test partendo dal lavandino, se funziona dal lavandino è ok, oppure faremo il test, se non funziona faremo il test partendo dal sifone però, quindi andremo a togliere il sifone, quindi è un po' più complesso. A tutte l'ormo c'è, cioè, il tempo che mi prendo un caffè.